In questo video andremo a vedere le 10 cose che potrebbero migliorare la nuova serie di Dragon Ball Super. La potrebbero migliorare in tantissimi sensi e potrebbero farla diventare probabilmente la serie migliore di tutto Dragon Ball. Speriamo, dai, speriamo. Tutti sappiamo la fine che ha fatto Gohan in Dragon Ball Super. È diventato un padre, nerd, idiota, incapace di combattere. Il suo alter ego, proprio l'alter ego del personaggio che era una volta in Dragon Ball Z. Poi ovviamente è arrivato Super e è diventato una pippa. Un guerriero capace a 2 anni di spaccare l'armatura di Radish con una testata, di distruggere completamente di botte Majin Buu e di superare la forza del Super Saiyan 3 del padre, il protagonista dell'anime. Però fatto sta che un ritorno del vecchio Gohan in Dragon Ball Super darebbe un'aria di freschezza, proprio un personaggio figo. Magari con il Super Saiyan Blue, Gohan ritorna con il Super Saiyan Blue, un personaggio così figo, dove sei mai visto in Dragon Ball? Cioè un ritorno di un personaggio così, mamma mia, cioè se ritorna io mi sbatto la testa nel muro e dico bellissimo, proprio bellissimo. Pure voi dite bellissimo, sicuramente pure voi dite bellissimo. Il fratello maggiore di Freezer è capace di spaccare qualsiasi cosa in un istante. Quello che ha dato filo da torcere a Goku dopo che ha sconfitto Freezer. Quindi Goku in quel periodo era molto forte e si era già trasformato in Super Saiyan. Capace di trasformarsi nella forma oltre la forma perfetta di Freezer. E capace di tenere testa il Super Saiyan. Poi ha preso le botte, però comunque era capace di tenere testa il Super Saiyan. E un ritorno di questo personaggio, magari col Golden Form del fratello, sarebbe veramente veramente una bella innovazione. La squadra Ginyu, la squadra più idiota di tutto Dragon Ball. Però dite la verità, nonostante sia la squadra più idiota di tutto Dragon Ball, è anche una delle più amate. Cioè, è stata una squadra fortissima, se ci pensiamo. Ha messo in difficoltà Goku e i suoi amici. Ginyu è stato capace di rubare il corpo di Goku e di usarlo poi contro i suoi amici. Un ritorno di questa squadra sarebbe molto interessante, anche perché abbiamo visto che Dragon Ball Super non è come Dragon Ball Z, è anche comedy, quindi potrebbe esserci un ritorno di questa squadra. Il parassita per eccellenza Baby, o per meglio dire Baby Vegeta, il cattivo più figo di Dragon Ball GT, ovviamente senza nulla togliere al Super C17. Questo personaggio, questo parassita, questo Baby, se ritornerebbe in Dragon Ball Super, varrebbe veramente una strage. Potrebbe effettivamente assorbire tantissime persone, come Bills, Whis, un ritornante Black Goku. Sarebbe bellissimo! Un personaggio misterioso che effettivamente è stato visto, canonicamente parlando, pochissime volte. Per essere precisi, nell'ultimo episodio di Dragon Ball Z. Ovviamente non contando Dragon Ball GT, perché c'è stato parecchie volte. Vabbè, non credo. 2 episodi? Vabbè. Il personaggio con più potenziale oltre Gohan in tutto il franchise di Dragon Ball. La reincarnazione del cattivissimo Kid Buu, che è stato capace di spaccare la terra in due, potrà fare il suo ritorno magari facendo team con Majin Buu e sconfiggendo il nuovo cattivo di turno. Allenandosi poi con Whis e Bills, scatenando poi e padroneggiando la potenza di Kid Buu, potrebbe diventare veramente un personaggio fortissimo. Il Super Saiyan falso. Questa forma di Super Saiyan è nata nel film di Slug ed è effettivamente l'unica cosa che mi è rimasta di quel film. Questa trasformazione ha tutto quello che ha il Super Saiyan, ma è molto più figo. Capelli rossi, occhi bianchi, è fighissimo, è proprio fighissimo. E rispecchia la furia del Super Saiyan, cosa che si è persa in Dragon Ball Super. Perché adesso per diventare Super Saiyan basta fare una scorreggia, ecco qua, sei Super Saiyan. Adesso pure Krillin può diventare Super Saiyan, figurati, pure Krillin, com'è possibile?